Il futuro della Valle Caudina è il titolo dell'incontro che si è tenuto presso la Camera di Commercio di Benevento. Si è parlato di infrastrutture, delle strategie per poter far uscire i comuni dall'isolamento. Il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture, Salvatore Margiotta, si è detto ottimista sul trasferimento della tratta Benevento-Cancello a RFI, ma non si è sbilanciato sui tempi. Effettivamente c'è, diciamo, uno studio direi avanzato al riguardo. Gli esiti non sono ancora naturalmente né ufficiali né definitivi, ma Regione, Avvie, RFI, Ministero stanno ragionando sull'argomento da parecchio. Secondo me si fa. Sui tempi sono abituato a non scommettere mai e quindi non lo faccio neanche questa volta. Posso invece impegnarmi ad essere rispetto a questo processo uno degli agenti di velocizzazione dello stesso. Abbiamo fatto pressioni in Regione, devo dire che insomma, nell'ultima fase c'è stata questa accelerazione e so che con certezza che la Regione ha già parlamentato con RFI questo passaggio. Credo che insomma, a giorni dovremmo avere anche qualcosa di ufficiale da questo punto di vista e entro giugno dovrebbe esserci il passaggio definitivo in maniera ufficiale. Sicurezza stradale, ferrovie, il foro del Partenio, i tre punti caldi del dibattito. Il problema non è forare la montagna, bisogna verificare da Rocca Rainola o da Avella quanto tempo e che tipo di strada ci vuole per arrivare su Nola, sull'autostrada A14. C'è il problema del finanziamento già messo nel quinquennale ANAS che fu spostato poi dal precedente governo, non questo attuale ma il precedente, di 150 milioni di una bretella cosiddetta Valle Caudina della Benevento Caserta, proprio tratto Valle Caudina che dovrebbe raggiungere sempre l'autostrada A14. Cosa ne pensa questa possibilità? Un discorso che affronteremo lunedì sera ad Avellino alle 5 in federazione. Vedremo quali sono le idee e quali sono le possibilità di realizzarlo.